Innanzitutto, dandovi il benvenuto, io sono Riccardo Rosi, sono amministratore di Skillab, nonché da tanti anni anche vice direttore dell'Unione Industriale di Torino. Sono qui in veste di addetto ai lavori, ma in realtà farò il bravo presentatore, spero bravo, insomma, decente presentatore, perché abbiamo un programma molto ricco, ma che vuole rimanere nella sostenibilità temporale di ciascuno di voi e quindi scorrere molto rapidamente. A questi brevissimi saluti di introduzione che mi onoro di fare perché in questa alleanza che abbiamo stretto molto importante tra la nostra Skillab, la scuola di Master Politecnico di Torino e la più antica e prestigiosa Business School COA, Fondazione COA di Altavilla Vicentina, ci siamo dati dei ruoli a, come dire, a geometria variabile, molto flessibili, che di volta in volta per le varie iniziative ci vedranno magari scambiarci in qualche titolarità, ma sostanzialmente abbiamo collegato le nostre energie, le nostre capacità per realizzare dei prodotti originali che siano adeguati al nostro target principale, che è soprattutto quello di imprenditori e manager, e che siano anche sostenibili. Non è il caso che il primo prodotto specifico sia proprio dedicato a questo tema, perché la prima produzione in assoluto che abbiamo realizzato e che ha già avuto l'onore di due edizioni, di cui una già completata, l'altra in corso di completamento, è invece stato un percorso, diciamo, a 360 gradi. Non si è parlato di sostenibilità, ma anche di molto altro. Quindi in questo momento, per questo tipo di problema e soprattutto di prospettiva, partiamo da Torino con una realizzazione originale. Chiaramente il tema non è originale in sé, perché è diventato un tema focale, anche se ha avuto, come dire, i disguidi e le difficoltà che tutti noi viviamo adesso, in particolar modo con il periodo legato alla questione bellica che coinvolge e stravolge l'Ucraina. Però da questo punto di vista non poteva essere, come dire, ritirato il grande impegno per fornire una strumentazione adeguata ad imprenditori e manager. Perché e il per come lo diranno gli altri. Io vi dico solo che è stato un grande lavoro di squadra, che, come spesso si dice, a volte vale il viaggio, vale la meta, perché lavorare insieme e ibridare le nostre rispettive capacità sta dando buoni risultati. Ho poi anche così il piacere di avere degli imprenditori molto, come dire, illuminati, se possiamo usare questo termine un po' desueto, ma direi che nello specifico è proprio vero, perché Anna Ferrino, che farà seguire il suo intervento a quelli del collega Nairotti, direttore della scuola Master Politecnico, e di Giuseppe Cardiera, direttore generale del COA, ha affrontato questo tema già da molto tempo, e ho piacere di poter dire che lo ha fatto insieme con Skillab, e poi adesso ne ha la responsabilità, avendo l'Unione Industriale di Torino messo a disposizione anche un servizio di supporto diretto, che è il servizio ESG. Altrettanto dicasi di Marco Piccolo, che ci ha messo una passione straordinaria, è diventato esso stesso molto, molto bravo, molto esperto, ed è anche un'autorità riconosciuta. Poi ha una visibilità social e una vivacità molto interessanti, e addirittura lui sta facendo, come dire, un'azione di sensibilizzazione a vari livelli come delegato regionale proprio sul tema della CSR. E infine, ma soprattutto, la professoressa Chiara Ravetti, con la quale abbiamo già avuto modo di lavorare su questa tematica per progetti, diciamo, destinati a singole imprese, ma che, anche forti di questa esperienza, è stata, come dire, un'espressione concordi di tutti e tre i partner con i quali che stanno lavorando a questo tema, affidare la direzione scientifica di questo specifico argomento.
Non dico altro, passerei la parola senz'altro al professor Paolo Nairotti, un caro amico, ma soprattutto direttore della scuola di master del Politecnico di Torino. Grazie molto Riccardo, grazie a tutti. Allora, mi fa molto piacere portare appunto i saluti del Politecnico di Torino su questa iniziativa che, come dicevi tu Riccardo, registra comunque un'importante discontinuità, quindi la volontà comunque di collaborare sul lungo termine tra Politecnico e tessuto industriale su un tipo di formazione manageriale executive con una valenza tecnologica. Ovviamente un Ateneo come il Politecnico di Torino è impegnato nella terza missione, il trasferimento tecnologico di conoscenza in un'epoca di grandi cambiamenti epocali. Crediamo qualcosa da poter trasferire a imprese, imprenditori, manager e professionals su queste grandi sfide. La sostenibilità è sicuramente una di queste, e appunto, oltre il percorso imprenditorialità e management per il 2030 che abbiamo avviato insieme a voi, e quindi insieme a Skillab, insieme a Qoa. Questo percorso segna appunto questa volontà di lavorare sulle complementarietà tra temi tecnologici, temi di general management, su cui la collaborazione con Qoa e con voi sicuramente sta portando qualche risultato importante. Quindi questo percorso, secondo me, è stato costruito esattamente seguendo questi principi, cercando di valorizzare appunto l'esperienza del Politecnico di Torino su temi anche tecnici legati, ad esempio, al life cycle assessment, alla valutazione dei rischi ambientali e alle azioni di mitigazione di questi tipi, ai piani di efficientamento energetico, in tema anche di transizione energetica delle imprese di tutti i settori. Quindi, lavorando trasversalmente ai dipartimenti, perché questo è appunto l'obiettivo della scuola master, per offrire appunto, per valorizzare gli impegni dei dipartimenti nel trasferimento tecnologico e portarli appunto in un contesto di formazione, lavorando con voi e lavorando anche con l'alleanza con il Qoa e con la faculty del Qoa su temi più di general management, abbiamo costruito questo percorso. Poi la professoressa Ravetti racconterà gli obiettivi formativi e il programma e rivedrete appunto questa impronta multidisciplinare che è legata fortemente all'integrazione con Qoa e con Skillab e con le imprese del territorio. Quindi è chiaro che formare imprenditori e profili executive richiede comunque una condivisione di esperienza e la possibilità di mettersi in rete con imprenditori e con aziende che comunque sono più avanti in una transizione verso appunto paradigmi di sostenibilità. Quindi con questa logica l'abbiamo fatto. Crediamo anche che da questo punto di vista l'alleanza con il Qoa permetta una condivisione di buone pratiche e una messa in rete tra aziende che travalichi i confini regionali e che possa portare grande valore appunto a un segmento di utenza di imprese che ci auguriamo possa essere sempre più ampio e variegato, sia derivazione territoriale che come derivazione industriale. Quindi con questo auspicio lascio anche la parola appunto al dottor Caldiera, quindi di Qoa, che appunto è la terza anima di questa nuova alleanza sulla formazione executive in Piemonte. Grazie Paolo e buon pomeriggio a tutti. Vi porto anche i saluti del nostro presidente Federico Visentin, che è anche presidente nazionale di Federmeccanica, quindi anche molto legato tra l'altro al sistema torinese e piemontese, anche nell'automotive, e che rappresenta un po' quello che è la caratteristica di Qoa. Qoa è la business school di più lunga tradizione oggi attiva in Italia. Compiamo quest'anno 65 anni di vita e di attività e nasce fin da subito, a differenza della maggioranza delle business school che nascono proprio dall'università e restano fortemente legate all'università, con queste due colonne che portano il modello di governance, le imprese da una parte e l'università dall'altra. E
E il modello formativo che poi abbiamo sviluppato e che è caratteristica del nostro, ha proprio questo di caratteristica. Lega il rigore scientifico-metodologico dell'università con però l'applicazione pratica, metodologia e gli strumenti che chiaramente l'impresa mette in atto e di cui ha bisogno. Ecco, questo è un modello che ci ha permesso poi anche di sviluppare un po' a livello nazionale, ma soprattutto quello che mi fa piacere è mettere in evidenza che questa collaborazione, anzi io vorrei sottolineare questa alleanza che si crea proprio con l'Unione Industriale di Torino attraverso Skill Lab, il Politecnico di Torino, che è una delle eccellenze anche del nostro sistema universitario, rafforza ancora di più questo modello. E quello che noi cerchiamo di portare, no, a disposizione, la nostra lunga tradizione, la nostra lunga storia, ma soprattutto condividere, come diceva anche il professor Nerotti, buone pratiche e soprattutto anche nell'ottica di dare una risposta alle esigenze delle imprese e delle organizzazioni, perché questo resta il focus. Noi dobbiamo contribuire attraverso le nostre attività proprio a mettere sempre in maggiore efficienza ed efficacia, ovviamente, il nostro sistema. E mai come in questi momenti emerge in maniera potente come le competenze fanno la differenza. Oggi le competenze, che però devono essere aggiornate, devono essere rafforzate, devono essere diversificate, fanno veramente la differenza per il bene anche del nostro sistema delle imprese e anche del nostro sistema paese. Quindi con questo auspicio noi abbiamo anche dato vita a questa alleanza, che oggi rapporta un ulteriore esempio, che io mi auguro anche di interesse concreto, oltre a quelli che già sono stati citati precedentemente. Quindi grazie anche di questa opportunità e un saluto a tutti. Grazie Giuseppe, siamo assolutamente tempestivi anche nel timing. Adesso il programma recita saluti istituzionali. Io mi permetto di dire che sono due straordinarie testimonianze vocazionali, perché l'amica Anna Ferrino, dicevo prima, è fortemente impegnata con la sua azienda, tra l'altro presiede anche AssoSport, che è un'altra associazione importante che sicuramente la vede coinvolta in questa tematica, che tra l'altro affronta con un'azienda ultracentenaria e che ha un target particolarissimo, perché è legato al tema degli sport all'aperto, della montagna, dell'alpinismo. Quindi sono molte le componenti, però permettetemi, così non esco comunque fuori dal tempo indicato, di portarvi saluti del presidente Francesco Joly di Skillab, che però purtroppo oggi è veramente fuori Torino, non riesce neanche a collegarsi, contrariamente a quello che avrebbe voluto, e anche se già dovuto scappar via, salutare Stefano Serra, perché nella creazione di questo gruppo di lavoro ha lavorato intensamente nei tempi passati, e poi resta come vicepresidente dell'Unione, presidente dell'AMA, vicepresidente di Federmeccanica per la Education, fortemente legato a tutti questi temi, visto che oltre ai ruoli che ho già citato svolge anche quello di presidente della Fondazione ITS, che tra l'altro vi spiffero, è arrivata prima in Italia su 260 corsi per la seconda volta in assoluto, quindi un altro segno d'eccellenza di quello che riusciamo a fare qui dalle nostre parti, mettendoci, come si dice, di buzzo buono. Però tornando al vocazionale, Anna Ferrino, come imprenditrice molto impegnata, non solo nell'imprenditoria, anche in molti altri settori, ha su questo tema una visione molto nitida e ce la vuole condividere. A te Anna, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Riccardo, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per la stesura di un programma che ho letto e che ho trovato molto interessante, ma soprattutto molto utile, perché appunto quando io personalmente ho voluto
far muovere i primi passi alla mia azienda nel magico mondo appunto della sostenibilità, avessi trovato onestamente un percorso come questo, insomma sarei stata contenta e mi avrebbe agevolato la vita. Questo perché? Perché anche io sono entrata nel mondo della sostenibilità attraverso della formazione, come giustamente Riccardo ha ricordato, con un progetto di Skill Lab di Fondirigenti, dove in realtà il percorso è stato fatto one to one da un professore universitario in azienda, proprio perché è una materia talmente ampia ed è una materia che poi si deve a sua volta adattare quasi come un vestito di sartoria sul business model della singola azienda, sul target di riferimento, su quello che è anche poi il pensiero sia dell'imprenditore, ma anche con un'attenta analisi del set, no, di valori che poi si trovano in azienda, che un percorso formativo ad ampio spettro come quello che oggi qua si presenta è fondamentale per creare nell'imprenditore una consapevolezza ampia in come poi intraprendere questo cammino. Un altro elemento che trovo interessante è che, come sappiamo tutti molto bene, un percorso di sostenibilità deve coinvolgere in toto la popolazione aziendale, ma deve partire con una forte determinazione, con un forte impegno dai ruoli apicali. E quindi l'impostazione data da Skillab la trovo quanto mai opportuna, perché si rivolge a un target ben preciso e ben mirato, che però da cui insomma tipicamente si avvia o poi un processo. Venendo alla mia azienda, così vi rubo 2 minuti, tanto per dire quello che è stato il percorso. Appunto, io l'ho iniziato per 1000 motivi, la mia azienda opera nel mondo della natura, nel mondo della vita all'aria aperta, e quindi voi capite quanto per i nostri stakeholders nel loro insieme questi valori siano cruciali. Ma io semplicemente avevo accortezza che noi avevamo già tutto un set di azioni e di informazioni che andavano semplicemente organizzate in un percorso, e in un percorso che, di nuovo aggiungo un altro elemento fondamentale, inizia e non finisce mai, perché funziona a obiettivi progressivi, raggiunti quali te ne crei degli altri, ed è sempre un divenire. Quindi è un flusso anche di entusiasmo e di approccio positivo che si crea all'interno di un'impresa, e facilita a volte anche far lavorare le persone in team, perché appunto i temi quasi sempre toccano più funzioni e quindi sono trasversali. Detto questo, per me era quel punto di partenza, poi ce ne possono essere altri, ma appunto il fatto che il percorso abbracci tutti i temi cruciali darà, secondo me, a chi frequenterà questo corso il modo di iniziare ad avere una prima bussola di orientamento. Bene, io non voglio rubare altro tempo. Auspico ovviamente per questo bel programma e il corso il successo che merita, e auguro buon lavoro a tutti quelli che parteciperanno a questo percorso. Grazie. Grazie Anna, prego però, come comunicazione di servizio, chi ha aperto il microfono disattivarlo, semplicemente perché poi sentiamo le loro conversazioni. Adesso tocca a Marco Piccolo. Io ho già detto qualcosa, ma nonostante il cognome è un grandissimo personaggio, oltre che essere un imprenditore che è anche un'azienda benefit. Lui ha messo in questo molta della sua straordinaria energia ed esuberanza, portandola anche a livelli molto elevati di competitività, perché è stato premiato anche a livello nazionale, ma soprattutto ci mette tanto tanto carisma e tanta tanta convinzione e passione. Quindi è diventato quasi, ripeto, un testimonial d'eccellenza, oltre che uno straordinario imprenditore che cresce a 2 digit ormai da diversi anni, però sempre seguendo questa strada tracciata di sostenibilità a 360 gradi, veramente a tutto tondo. Quindi è risultato naturale candidarlo e utilizzarlo anche come riferimento a livello regionale, e questa volta, oltre ad averci ispirato in tante altre occasioni, ci racconta, credo, il suo punto di vista. A te, Marco. Grazie delle parole e dell'invito. Come ultima persona devo dire quello che non hanno detto gli altri. Allora, il primo punto è questo.
Questo corso è di altissimo livello. All'interno dell'offerta formativa che daremo su Torino, su Regione, con i corsi di formazione, con gli affiancamenti, con l'Assessment Global Compact, questo corso di Skill Lab è un livello molto molto alto, perché noi dobbiamo riuscire a dare un servizio ai nostri associati di basso livello quando uno entra e si approccia per la prima volta ai temi di sostenibilità, e poi man mano dare anche dei servizi per aziende che sono un po' più avanti. Ecco, quindi il primo punto è che è assolutamente un corso di altissimo livello. Il secondo punto è che la sostenibilità, nella mia visione, ma ormai acclarato, diventa un tema di competitività per le imprese del futuro. Non c'è dubbio su questo. Per cui noi cresciamo a doppia cifra e in questa maniera perché facciamo cosmetici cercando di essere più sostenibili possibili. Quindi la sostenibilità è un valore di competitività, per cui bisogna investire, e per cui non è un lusso per ricchi, ma diventerà una condizione obbligatoria per tutte le imprese. Quindi col tema del reskilling le imprese dovrebbero dire: non solo l'imprenditore deve avere la conoscenza e la volontà di fare questo percorso, ma poi sicuramente ci vogliono delle forti competenze all'interno dell'azienda, di qualcuno che possa supportare questa transizione, altrimenti rimaniamo veramente sempre in superficie. Cioè, se all'inizio possiamo appoggiarci a qualche consulente, all'unione industriale, a delle persone che ci aiutano esternamente, pian piano nel tempo tutte le aziende avranno una persona di riferimento per i temi di sostenibilità all'interno dell'azienda, e questo corso è quel valore aggiunto che mi fa una persona ad altissimo livello. Terzo punto è che quindi abbiamo dato un'offerta modulata all'interno di Torino, per cui chi inizia o chi è già più avanti può scegliere un percorso. Questo è un percorso molto avanzato, portare delle competenze all'interno, e terzo, capire che non se ne può fare a meno. E quindi, come ti dicevo, bisogna partire il prima possibile, perché siamo già in ritardo, e quindi forza ragazzi. Grazie Marco, come sempre appassionato e concreto. Devo dire che mi ha una volta di più insegnato quanta visione ci sia nel suo approccio a questa materia, e ha addirittura anticipato quello che avrei detto, per lasciare poi la parola alla persona più importante quest'oggi che ci introdurrà al tema, cioè la coordinatrice Chiara Ravetti, su quella che è la nostra strategia, sia attraverso l'ufficio ESG per quanto riguarda l'Unione Industriale di Torino, sia anche a livello regionale. Come ha già detto Marco, noi abbiamo attivato tutta una serie di strumenti con i quali cerchiamo proprio di creare innanzitutto consapevolezza e animazione, anche se questo è stato un passaggio straordinario, quello di vedere un tema come quello della sostenibilità fortemente delegato dalla Commissione europea anche al supporto della finanza, perché è stata la finanza ad entrare in campo alcuni anni fa su questo tema per mandato esplicito. L'hanno scelto in maniera consapevole, proprio per dare un'accelerazione molto forte, perché è un tema veramente cruciale. Però per entrare naturalmente ci vogliono delle informazioni di fondo, bisogna orientarsi in un mondo amplissimo, e soprattutto bisogna evitare di fare quello che non si doveva fare e non si dovrebbe essere fatto, né per la qualità, né per la sicurezza, né per l'ambiente. Cioè non andare a copiare quello che hanno fatto gli altri, anche se copiare molte volte fa bene, ma costruire sulla propria realtà quelle che sono le risposte. A volte, come ha detto anche Anna Ferrino, scoprendo o organizzando le risposte che già abbiamo per renderle in maniera più evidente, in maniera più coordinata. Tra queste emergenze di strumenti, ci è sembrato fondamentale, mancante, un livello alto. Ringrazio di questo riconoscimento anche Marco, perché noi abbiamo cercato di fare uno strumento molto compatto. 44 ore sono tante, ma sono pochissime rispetto alla materia. Farlo con le migliori competenze che noi abbiamo riscontrato nell'ambito del nostro partenariato, affidate al coordinamento illuminato di Chiara Ravetti, a cui passo tra esattamente 30 secondi la parola, quindi siamo spaccati al minuto. Perché?
perché ci vuole chi questi progetti li concepisca e li cominci, ma senza fidarsi soltanto a risorse esterne o a risorse che non hanno i poteri per guidarli. E quindi, a parte che a questo c'è poi di fianco il problema della managerializzazione, specialmente per le PMI, non si poteva non prevedere un robusto approfondimento di manager o imprenditori per poter andare avanti su queste strade. Senza questo strumento saremmo monchi, e sappiamo benissimo, come abbiamo visto nella qualità, come abbiamo visto nella sicurezza, come abbiamo visto o non visto in temi ambientali, se non si parte con il pieno supporto del vertice, con l'approccio top down per quanto riguarda la visione, non si arriva dove si dovrebbe arrivare. Questa è stata un po' la missione che ci siamo dati, e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Chiara, che ci ha aiutato a realizzarlo, e accedo molto volentieri a lei la parola. Grazie mille Riccardo. Allora, a questo punto, forse per condividere lo schermo dobbiamo, ecco, cambiare, perfetto, le condivisioni, fantastico, e vi condivido una breve presentazione del corso per entrare nel vivo effettivamente di questo programma. Dunque, in primo luogo quello di cui volevo parlarvi è il perché fare sostenibilità oggi è così urgente, così importante, così ormai necessario, come dicevano giustamente Ferrino e Piccolo. Perché ci troviamo in una congiuntura storica abbastanza unica. Di sostenibilità si parla da anni, le aziende ne hanno sentito parlare, ovviamente, se non altro a livello di compliance, da molti anni, ma in questo momento ci troviamo veramente in un mondo in rapidissimo cambiamento dal punto di vista politico, dal punto di vista regolamentatore, dal punto di vista della finanza. Si stanno sviluppando nuovi strumenti che toccheranno le aziende molto direttamente, altri che invece avranno effetti più indiretti sul commercio internazionale, sulla regolamentazione finanziaria, sull'emissione di green bond. Ci troviamo quindi in un momento in cui tanti tasselli si stanno muovendo allo stesso tempo, e giustamente per i manager, per gli imprenditori, è difficile monitorare tutto, è difficile orientarsi in un panorama così articolato, e serve mettere insieme expertise di natura molto diversa per comprendere questa situazione di rapido cambiamento. Quindi, in breve, vorrei parlarvi degli obiettivi di questo percorso, che si inserisce proprio in questa congiuntura storica così particolare, e definire quelle che sono le sue finalità, i suoi obiettivi destinatari, e poi lasciare un po' di spazio a discutere il programma e le modalità proprio pratiche che potrebbero interessarvi di più sull'iscrizione. Allora, l'obiettivo generale è comunque di sviluppare una comprensione a tutto tondo di quali sono le opportunità, ma anche le sfide e alcune delle difficoltà comunque nel creare valore in questo contesto legislativo, politico, di innovazione tecnologica, di cambiamento finanziario, in cui si parla di sostenibilità, ma si parla un po' di tutto. Quindi vogliamo entrare sia nello specifico, abbiamo una prima parte che coprirà tutta una serie di temi specifici per aiutarvi a capire quali sono i trend nel redigere i bilanci di sostenibilità, quali sono le certificazioni volontarie, come gestire una catena del valore in maniera sostenibile, applicare modelli di lean management ma in un'ottica green, e soprattutto la gestione del cambiamento aziendale a 360 gradi. E poi vogliamo entrare sempre più nel concreto con dei laboratori che vi permetteranno di sviluppare proprio degli strumenti e delle comprensioni concrete di come fare per dire l'analisi di un ciclo vita di un prodotto o anche a livello aziendale, la famosa life cycle assessment, l'LCA, come ragionare sull'efficientamento energetico e la decarbonizzazione in azienda, anche usando strumenti digitali e di energy analytics, e poi comprendere i rischi e la gestione del rischio legati alle tematiche ambientali di sostenibilità e non solo. I destinatari, si è già detto, sono manager, imprenditori e specialisti di varia natura. Il tema sostenibilità vediamo che oramai è sempre più trasversale e coinvolge figure professionali eterogenee. Quindi non è solo più una questione del corporate social responsibility manager, del manager di OSHA o dell'energy manager, ma veramente coinvolge figure professionali in tutti gli ambiti dell'azienda. Ed è sempre più necessario che coinvolga persone con una visione anche strategica e veramente dall'alto
di queste tematiche. Quindi ci rivolgiamo veramente a chiunque abbia un interesse specialistico nell'approfondire la sostenibilità a livello di prodotto, di processo e di innovazione. Nel concreto, le modalità didattiche, come è stato già menzionato dal dottor Rosi, saranno 44 ore totali di formazione. Abbiamo 4 weekend iniziali tra giugno e luglio, si parte il 10 giugno e poi avremo appunto alcuni weekend che vi faccio vedere fra un attimo il calendario, per un totale di 26 ore su questi moduli specialistici. E poi a settembre ci saranno 3 moduli applicativi, proprio laboratoriali, in cui dovrete mettere le mani sul software per la realizzazione dell'LCA, fare un piano di efficientamento energetico, fare la gestione del rischio in concreto su casi studi reali, per altre 18 ore. L'idea è di veramente darvi una panoramica complessiva, il più articolata e il più onnicomprensiva possibile. Quindi l'idea è quella di consentire un massimo di assenze del 15% all'incirca su questi corsi, in modo da veramente sviluppare una comprensione del problema da diverse prospettive, da diversi lati. Metodologicamente abbiamo disegnato un percorso veramente molto orientato all'applicazione concreta, ai casi studio, alle testimonianze dirette. Avrete degli interventi proprio di imprenditori del territorio che vi verranno a raccontare cosa stanno facendo concretamente nelle loro aziende, quali sono le difficoltà, quali sono i risultati, quali sono i progressi che riescono a realizzare e dove vedono di poter andare in futuro. E da cui la parte laboratoriale, appunto, che è particolarmente importante per mettere a terra alcune delle competenze e delle pratiche di cui si parla nella prima parte. Il luogo di svolgimento sarà in Corso Stati Uniti a Torino, nella palazzina di Skilla, una meravigliosa sede per queste attività, e vi parleremo ancora nel dettaglio della faculty, ma abbiamo veramente messo insieme una faculty d'eccellenza tra Politecnico di Torino, Università di Torino, QO Business School, Skillab, quindi veramente troverete una serie di competenze aggregate in queste 44 ore che difficilmente si riesce a trovare in un unico corso di questo tipo. Ora entriamo nel vivo riguardo al programma e al calendario, che è quello che probabilmente vi interessa di più per proprio l'organizzazione pratica del corso. Qui abbiamo i primi 6 moduli iniziali che coprono, come vedete, una grande varietà di argomenti, partendo dalla strategia aziendale, quindi la sostenibilità come opportunità strategica, e qui parleremo di Green Deal, parleremo di tutti i vari pilastri adesso collegati, parleremo di Recovery Plan, parleremo di Global Compact, parleremo di strategie di decarbonizzazione e net zero, e accenneremo anche quelle che sono le importanti evoluzioni nel mondo dei finanziamenti, della finanza ESG e sostenibile. Poi, sempre nello stesso weekend, come vedete, la disposizione degli orari è sempre sul venerdì pomeriggio e poi il sabato mattina, quindi è sempre strutturato su questi pacchetti a weekend. Nello stesso weekend parleremo poi di sustainability accounting, di reportistica di sostenibilità e di certificazioni volontarie. Poi passerete a una serie di moduli gestiti da QOA, che quindi saranno erogati online, ma a cui parteciperete sempre appunto da Skillab, su supply chain management, su operations, e in particolare ragionare su una transizione da lean a green operations. L'importantissimo tema del change management per riuscire a capire come gestire la transizione, visione, motivazione, monitoraggio dei progressi e così via. E poi un modulo di eco design e economia circolare per avere un approccio anche sistemico proprio al prodotto e alla produzione, e per ragionare di coinvolgimento di stakeholder nel costruire nuovi paradigmi di economia circolare. Quest'ultimo modulo sarà a settembre, a inizio settembre. A seguire abbiamo i 3 laboratori. Sono tutti il venerdì, tutti di 6 ore, e li troviamo iniziando da Life Cycle Assessment, quindi avrete proprio un esperimento pratico in cui vi metterete a lavorare con il software, con il database e con Invent, useremo un software open access, per capire come questo approccio di Life Cycle Thinking, che è molto rilevante rispetto a molte delle regolamentazioni che si stanno sviluppando e alle certificazioni, possa essere applicato in pratica nel disegnare un prodotto e nel capirne gli impatti ambientali di varia natura. Il secondo workshop, il secondo laboratorio, è su energia sostenibile, quindi fare proprio una pianificazione di efficienza energetica, capire quali sono gli incentivi per transizionare energie rinnovabili e data analytics per capire
come fare in azienda una gestione energetica intelligente. Di nuovo, molto applicato, molto basato su casi studio hands-on, in cui dovrete veramente ragionare su come potete applicare molti di questi concetti direttamente nel vostro contesto. E infine, environmental risk assessment, anche importantissimo, la comprensione della gestione del rischio ambientale su numerosi fronti, dai rifiuti agli scarichi, alle emissioni e così via. Quali sono i rischi nel non gestire correttamente quelle che sono le traiettorie appunto di obblighi rispetto ai rischi e alle opportunità ambientali. E tutto insieme cercheremo quindi di darvi questa panoramica complessiva di quali sono nuovi strumenti, perché veramente stanno comparendo nuove metodologie, nuove metriche, nuovi strumenti pratici che potete applicare, alcuni anche già immediatamente nella vostra azienda, ma anche quali sono alcune traiettorie future da monitorare, da tenere sotto controllo, perché potrebbero diventare rilevanti per voi negli anni a venire. La faculty, vi dicevo, è un gruppo veramente molto eterogeneo e di eccellenza, spaziamo da ingegneri gestionali a economisti, a esperti di logistica e supply chain, a esperti di psicologia e risorse umane, al design, all'eco-design e al design sistemico. Abbiamo ovviamente degli ingegneri ambientali del territorio e delle infrastrutture, abbiamo dei fisici, tecnici, ambientali e energetici. Quindi vi trovate veramente numerosi approcci, dai più tecnici ai più di business, da quelli più economici a quelli più relativi ai soft skills, combinati insieme per darvi una visione il più possibile completa. Il tema è articolato, come ben sapete e come sicuramente state notando se già vi siete approcciati a questa problematica, ma se non altro quello che questo corso veramente offre sono prospettive, casi di studio e applicazioni molto molto concrete da prospettive diverse. Ultime cose pratiche: per la modalità di iscrizione andate sul sito di Skillab, a cui adesso ridirezionano anche il sito QoA e quello di Scuola Master. Entro il 6 giugno, le domande verranno chiuse il 6 giugno, avete tutti i dettagli anche nella brochure del programma, su cui potete trovare anche ulteriori dettagli sia del syllabus dei corsi, sia sulle modalità. E per qualsiasi ulteriore informazione avete a disposizione anche qui delle persone eccezionali che vi risponderanno e vi supporteranno in qualsiasi dubbio e perplessità a questo proposito. Farei che chiudere qui e lasciare un po' più di spazio forse a eventuali domande, chiarimenti o ulteriori punti che non sono stati toccati, e vi ringrazio e spero che veramente possiate apprezzare la varietà di argomenti che sono stati inclusi in questo tema, perché è stato, se non altro, come diceva il dottor Rosi, appunto già molto interessante mettere insieme le expertise, le teste, le competenze da tre organizzazioni diverse per mettere insieme questo programma. Grazie mille. Grazie Chiara, hai reso omen omen nella tua presentazione del corso, e ti ringrazio anche per la concisione, perché abbiamo finito con qualche minuto d'anticipo diciamo la nostra serie di messaggi, anche se si potrebbe ancora dire moltissimo, ma siamo a disposizione tutti noi altri per eventualmente rispondere a vostre domande, a qualunque tipo di sollecitazione, approfittando del fatto che chi ha in qualche modo ideato questo prodotto molto particolare è qui a vostra disposizione. Tra l'altro ringrazio le forze di supporto, che in realtà sono state fondamentali sia per quanto riguarda Skillab, sia per quanto riguarda Scuola Master, sia per quanto riguarda QoA. In particolare vedo Tiziana Sibona che mi affianca in questo progetto, e siamo comunque sempre a vostra disposizione per chiarimento. Ma visto che abbiamo ancora qualche minuto di disponibilità, chiederei a qualcuno di voi se ha tutto chiaro, se vuole fare domande specifiche o qualunque cosa gli venga in mente, ovviamente di pertinente. Non ci sono punti da chiarire. Io vorrei solo rimarcare che l'esperienza che abbiamo fatto con il corso generale, che abbiamo chiamato
imprenditoria e management per il 2030, ci ha confermato l'assoluta rispondenza alle richieste latenti di due aspetti. Da un lato il momento particolare richiede anche e soprattutto strumenti applicativi. Una delle più grosse soddisfazioni che abbiamo avuto nel assecondare e seguire il processo dei due corsi che abbiamo prima citato, che sono uno già finito, l'altro che sta completandosi, è stato proprio vedere la soddisfazione dei partecipanti che avevano strumenti operativi già disponibili a termine lezione. E l'altra cosa è di aver concentrato con qualche piccolo sacrificio a livello personale, ma sicuramente con una maggior sostenibilità a livello lavorativo, le attività di questo master, così come chiamiamolo percorso, così come anche quelli che ho citato prima, nel venerdì pomeriggio e nel sabato mattina. Però credo che non sia possibile fare altrimenti con tutti gli impegni, con tutte le tante cose che devono seguire destinatari, imprenditori e manager, fare diversamente non avrebbe avuto lo stesso significato. La parte didattica ha avuto lo svolgimento che vi è stato chiesto, vi è stato spiegato, ma come d'obbligo in questo tipo di attività viene anche, piegato in parte dal gruppo d'aula che si forma, che anch'esso è un valore molto importante, che abbastanza, fortunosamente abbiamo potuto ricostruire dei gruppi, di classe che interagiscono, anche quando in alcuni casi, come è normale che ormai capiti, si sfrutta la possibilità dell'online, che comunque è sempre garantito, e quindi questo è un ulteriore sforzo anche da un punto di vista organizzativo e progettuale per rispondere alle esigenze che abbiamo assaggiato in altri momenti. Quindi abbiamo, come si suol dire, fatto di necessità virtù durante la pandemia. Adesso però questo formato blended risulta assolutamente gestibile e vincente, quindi è un'altra, modalità che mettiamo a vostra disposizione. Chiedo ancora se qualcuno... È arrivata una domanda online. Esatto, è arrivata una domanda in chat che ci chiede se questo è un percorso utile e qualificante anche per i consulenti esterni, quindi per chi non lavora direttamente in azienda ma ha un'attività più di figura esterna a supporto delle imprese. Beh, la risposta è molto semplice. Se fa parte di un'azienda associata ha una differenza di approccio, perché ottiene uno sconto. Se no, può partecipare ugualmente senza avere lo sconto. Ovviamente noi non escludiamo la consulenza, siamo, se mi posso permettere, addirittura onorati di poter aiutare a migliorare una serie di competenze che sono tutte indispensabili. Il da farsi è di una tale difficoltà, di una tale vastità, che puntare e scommettere sulle competenze non può più essere solo un modo di dire. Questo mi permette di dire, questo è proprio un tratto distintivo di queste linee di prodotto che abbiamo inaugurato, perché qui vogliamo dare un contributo concreto e operativo. Sicuramente l'inseminazione, la sensibilizzazione, il primo impatto sono momenti difficili e vanno giustamente seguiti per fare il primo passo, però poi per camminare, se non per correre, bisogna avere gli strumenti adatti, e questi ne fanno parte. Quindi benvengano anche i consulenti aziendali, non è precluso loro, ma come abbiamo accolto nei percorsi generalisti persone che intendevano migliorarsi per fini imprenditoriali o anche fini manageriali o fini di diverso genere, così benvengano su questo tipo di corso chi consulente voglia migliorarsi su questa tematica.
Quindi è un sì netto e schietto. E se posso aggiungere, sicuramente il programma è stato disegnato in maniera appunto molto ricca, ma anche molto flessibile per rivolgersi comunque a persone sia di settori diversi, sia con livelli professionali e specialità diverse. In ogni modulo verrà richiesto appunto un po' di messa a terra, quindi di ragionare come possono essere applicate alcune di queste pratiche, alcune di queste tecnologie, alcune di questi business model in concreto, ma sicuramente i consulenti aziendali possono semplicemente ragionare su situazioni su cui hanno lavorato, su cui pensano di lavorare. Quindi non c'è nulla nel design del prodotto che faccia sì che non sia adatto anche a persone appunto che vengono da una realtà in cui non sono in una singola azienda. Abbiamo anche persone spesso che sono in transizione, magari stanno ragionando su reskilling per trasferirsi anche in aziende differenti, quindi assolutamente su questo è aperto. Grazie per la domanda. Tra l'altro un'altra cosa voglio chiarire, anche se non è facile o probabile che avvenga, ma sono anche consentite le presenze multiple da parte di un'azienda che magari ha più settori o più soggetti che vorrebbero, come dire, sgrossare ed entrare in un aspetto operativo, anche se di livello, ma comunque operativo sul tema, e ovviamente anche questo è permesso dalla nostra assoluta flessibilità e apertura. Cercheremo ovviamente di tenere il gruppo corso in numeri contenuti analoghi a quelli ai quali il gruppo classe deve aspirare, ma non superare, perché oltre 22 persone che normalmente noi stabiliamo come obiettivo non è opportuno, ma come dire, la partecipazione è auspicata, anche perché noi abbiamo così la speranza, l'ambizione di farne diverse edizioni, di fare anche qualcosa di dedicato se venissero fuori delle, come dire, tendenze di qualche ambito specifico e particolare, e quindi ci poniamo con la massima apertura alle vostre esigenze. E tra l'altro su questo ho ricevuto ancora un'altra richiesta in chat che penso sia utile condividere di nuovo con tutti i partecipanti, in cui viene richiesto sia se il corso è aperto a profili non manageriali e sia se è aperto a persone che operano nell'ambito di aziende non manufatturiere. Dunque, dal primo punto di vista sicuramente, quindi noi abbiamo spesso l'idea che la modalità migliore per riuscire poi ad avere un cambiamento di sostenibilità veramente sostenibile, veramente efficace, sia di partire dall'alto, ma come dicevo all'inizio, è un processo che coinvolge moltissime figure dell'azienda e abbiamo anche molti casi studio in cui c'è stato un approccio bottom up in cui un gruppo di persone all'interno dell'azienda, non necessariamente della dirigenza, ha deciso di portare avanti alcune di queste tematiche, di proporle e di svilupparle. Quindi assolutamente si può rivolgere a persone a vari livelli della struttura aziendale. Per quanto riguarda il taglio più o meno manufatturiero, vedrete che nel programma si coprono settori molto eterogenei, però non è un corso specializzato sull'ambito servizi, chiaramente, e il taglio è leggermente più manufatturiero che tutto il resto, quindi i casi studio, il tipo di approccio, non siamo entrati proprio nel dettaglio, quindi come vedete non avrete un modulo di tipo industria 4.0 e additive manufacturing o qualcosa chiaramente di taglio manufatturiero. Però detto ciò, appunto, moltissimi aspetti sono estremamente, estremamente versatili. Per dire, quando ragioniamo di eco design, dobbiamo lavorare anche a livello di software. Moltissimi dei discorsi che faremo sui dati, sulle metriche per misurare i materiali, su calcolare gli impatti, eccetera, eccetera, sono molto più in un ambito digitale e intangibile che su un ambito manufatturiero concreto. Quindi anche da questo punto di vista, non so, appunto, c'è questa richiesta se bisogna indirizzarsi a corsi di diverso taglio, non so se al momento abbiamo un'offerta formativa specifica appunto su sostenibilità in settori non manufatturieri, ma direi che questo cerca, se non altro, all'interno della visione ad ombrello di includere anche questo. Quindi spero che questo sia di aiuto appunto a capire un po' il taglio e a chi ci rivolgiamo. Grazie. E grazie per la domanda, Lorenzo. Abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo ancora una domanda che è arrivata in chat, in cui ci viene chiesto se faremo una selezione delle applications
oppure se i partecipanti di oggi sono già coloro che hanno dato l'adesione al corso. No? Oggi abbiamo la presentazione del progetto, del nostro percorso formativo, e quindi le adesioni di oggi non sono le adesioni al corso, quindi invitiamo tutti quanti ad andare sul sito di Skillab, come già ha preannunciato la dottoressa Ritti, e compilare proprio l'application, il modulo di adesione. Sarete poi contattati per un brevissimo colloquio telefonico per capire meglio quali sono le attività di cui vi occupate in azienda ed avere così già un veloce profilo delle persone che poi saranno in aula con noi. Non sono arrivate altre domande in chat. Se... Allora, come il tempo l'abbiamo rispettato quasi al secondo, quindi sono molto contento. Ringrazio ancora per la qualità, la sintesi e la chiarezza i nostri interlocutori, che sono stati, come dire, un anticipo ghiotto di quello che sarà il corso, che speriamo abbia successo, anche perché il nostro impegno, ripeto, è dare strumenti adeguati. La richiesta c'è, è molto importante, purtroppo è intorbidita dalle situazioni contingenti, che chiaramente non aiutano il tema della sostenibilità, anzi vanno nell'esatto opposto, come questo ad esempio ritorno al carbone che ci fa rizzare i capelli in testa, ma purtroppo di fronte a certe situazioni non si può non reagire in maniera anche sconsiderata rispetto al tema sostenibilità. Ma diciamo che comunque la linea di condotta non può allontanarsi poi troppo, quindi anche se ci avvaliamo o si avvarranno qualcuno in particolare del carbone, per tutto il resto dovremmo anzi essere ancora più capaci di essere sostenibili. Quindi il nostro sforzo in questa direzione speriamo venga, come dire, apprezzato, compreso, e contiamo di rincontrarci per altre situazioni di novità che vi metteremo a disposizione. Se non abbiamo nessun'altra domanda, ringrazio anch'io tutti i nostri partecipanti, ringrazio moltissimo le due squadre, ringrazio la nostra responsabile e i due testimonial che ci hanno onorato della loro presenza. E buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci, grazie mille. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie, grazie, gentilissimi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci e grazie. Buonasera, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Buonasera. Buonasera.